Il paragone ai più apparirà azzardato, ma dopo quanto avvenuto ieri allo stadio Granillo, l'accostamento viene quasi naturale perché un gruppo così coeso non lo si vedeva dai tempi di Walter Mazzarri. Era la regina del meno 11, squadra epica quella, piena zeppa di campioni e di uomini veri, una squadra compatta in campo e fuori, capace di centrare una salvezza che ad inizio stagione sembrava pura utopia. A distanza di quasi 11 anni, un altro gruppo di calciatori ne segue la scia, ereditandone i valori umani. Nella settimana più complicata della recente storia amaranto, la regina di Cevoli dà una lezione al mondo del calcio e si regala un Natale da incorniciare. Dallo stato di agitazione che ha caratterizzato la vigilia del derby con la Vibonese al 2-0, rifilato alla Ben di Nevi Orlandi, il passo è breve e conferma lo spessore umano di un gruppo granitico. Roberto Cevoli lo ha plasmato a sua immagine e somiglianza e l'abbraccio corale in occasione del primo gol di San Domenico è l'emblema della regina attuale. La nuova proprietà prende appunti, ad accoglierla troverà una squadra viva. 4 vittorie nelle ultime 5 giornate di campionato, un rullino di marcia da record, un cammino che proietta gli Amaranto in 8ª posizione in piena zona playoff, il tutto con una gara ancora da recuperare. Taibbi gonfia il petto d'orgoglio, la sua creatura viaggia a ritmi vertiginosi, anche la Vibonese è costretta ad inchinarsi, lo fa al termine di una partita divertente, giocata a viso aperto, al bando inutili tatticismi, Cevoli e Orlandi se la giocano senza paura, ne viene fuori uno spettacolo gradevole, anche se nella prima frazione e soprattutto la Vibonese a farsi preferire, sono almeno 5 le palle gol create dagli ospiti e in 2 occasioni, con Fente e addirittura decisivo. La regina, che all'appuntamento si presenta riconfermando la difesa a 3 ammirata a Caserta, preferisce agire di rimessa puntando tutto sulla velocità di Tulissi, Viola e San Domenico. Ed è proprio quest'ultimo, su punizione, a costringere Mengoni e gli straordinari. La ripresa si apre ancora nel segno della regina, adesso sono gli Amaranto a dettare i ritmi, sì perché la Vibonese, dopo aver speso tanto, subisce la maggiore freschezza di una regina che Cevoli ridisegna gettando nella mischia Franchini al posto di Marino. E la mossa, che spacca in 2 la partita, se è vero come è vero, che l'ex Sassuolo al minuto 16 manda al bar un paio di avversari e si guadagna così un calcio di rigore ineccepibile. Dal dischetto si presenta San Domenico e stavolta Mengoni non può far altro che arrendersi. Il gol non placa la fame amaranto e la Vibonese rischia ancora, prima di capitolare al minuto 76. Nasce tutto da questo fallo non sanzionato ai danni dell'ex Camilleri. L'arbitro lascia correre e San Domenico non perdona tra le proteste più che giustificate dei rossoblù. La regina incassa il regalo e mette così la parola fine ad un match che rilancia le quotazioni amaranto. Il futuro adesso fa meno paura. Mercoledì a Matera la regina proverà a spiccare il volo nell'attesa del closing.